Il pane in Sicilia è fondamentale. Ne abbiamo di tantissimi tipi. Il pane che facciamo in Sicilia è con la giuggiolena sopra. Che cos'è la giuggiolena? È il sesamo un po' più brustolito rispetto al sesamo crudo. Buono, un odore ottimo. C'è un forno a Trapani, un forno a legna in cui fanno pochissime forme di pane, pochissimi formati, soprattutto la pagnotta. Quel forno non è raggiungibile in macchina, ma in una zona pedonale. Ti devi addentrare in una via stretta e antica di Trapani, ma il pane che trovi lì non lo trovi da nessun'altra parte. E quel pane ha un odore particolare, ha una crosta particolare, la osteggia, come diciamo noi. Quello noi lo mangiamo spesso durante il Venerdì Santo. È una tradizione che la mia famiglia segue da anni. Sicuramente anche nella vostra famiglia c'è una tradizione. Il profilo Instagram di oggi ci parla di un pane diverso, un panino, la Mafalda. Ascoltiamola. Le Mafalde, il buon pane siciliano. Nei panifici siciliani è un'esplosione di sapori, di gusti, pane di tutti i generi, diversi per tipicità a seconda delle province. Ma il pane che vi presento oggi è veramente il pane delle panelle, il pane della Meusa, il pane di Palermo, della carne di cavallo e della parmigiana a Catania. Un pane morbido, gustoso, con tanta ciuciulena. Viene realizzato ancora secondo metodi tradizionali e sembra possa essere di origini arabe, detto anche con l'impiego della giuggiolena. Questo pane, particolarmente profumato, è caratterizzato da due ingredienti fondamentali, ovvero la farina di semola e i semi di sesamo, che venivano indicati con la parola siculo araba giuggiolena. Altra nota distintiva del pane siciliano è quella punta dolce che caratterizza ogni nostra specialità. Cosa ben nota è la perenne contesa tra Palermo e Catania. Quindi, se i palermitani rivendicano i natali delle Mafalde, un'altra tradizione vuole che questo pane sia stato realizzato nell'Ottocento da un maestro panificatore catanese e l'abbia dedicato a Mafalda di Savoia, da qui il nome Mafalde. Del resto, era tradizione consolidata creare pani, dolci e cose buone per commemorare eventi, dalle rame alle mine di Sant'Agata, alle Mafalde e tutte le altre specialità siciliane. Cibo, tradizione e devozione sono tuttora in Sicilia ed è difficile non rimanerne ammaliati, oltre dai sapori e dall'eco di storie che parlano sempre di cibo. Antonella Audino ha un profilo Instagram che parla di ricette siciliane e non. Vi lascio tutti quanti i suoi riferimenti qui sotto. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Oggi, con le storie che vi ho raccontato, sostengo anche la ricerca contro il cancro, pubblicizzando questi bellissimi cerchetti realizzati da Camomilla Milano. Io vi ringrazio tanto di avermi seguito. Se avete voglia, iscrivetevi al canale per seguire 100 Passi in Sicilia, che ci farà conoscere ricette, posti e tradizioni tipiche della mia terra. Ciao da Anna e da Scrivo Insieme!